Vitaliano Maccario della Pico Maccario, Monbaruzzo, quindi siamo pieno astigiano, ma con interessi anche nel Barolo e in altri territori vocati del vino. Lei è un po' il signore delle matite? Eh sì, mi sono guadagnato questa nomea perché abbiamo più di 1200 matite all'ingresso dei nostri vigneti. E quindi sono i pali di testa fatta quindi a matite, quindi abbiamo 2,5 chilometri di colore ad arrivare e uscire dalla nostra cantina, ma quindi sul territorio di Monbaruzzo, che sono anche diventati poi anche i nostri contenitori per le nostre bottiglie. Quindi abbiamo creato poi un contenitore nostro per poter veicolare la bottiglia di vino in una maniera diversa. Ecco, faccio una domanda diversa per un produttore, poi parliamo anche di vini e di etichette che avete rivisto, ma ecco, che cosa vuol dire l'immagine, avere la creatività dell'immagine e della comunicazione per un produttore di vino? Beh, io dico sempre che sono molto fortunato, prima cosa perché ho sicuramente una base di creatività, ma con il vino aiuta sicuramente, un bicchiere di vino aiuta molto a essere molto più creativi. Io, si vede che sono stato molto fortunato, ho bevuto nel giorno giusto, nel momento, il vino e la quantità giusta per creare qualcosa di unico. Credimi, ci veniamo proprio riconosciuti come l'azienda produttrice di vino dell'astigiano, ma con le matite, e quindi è un acceleratore per noi importante, che possa, sì, naturalmente il contenuto per noi è basilare, quindi grande qualità, premi, recensioni, ma comunicarla anche in una maniera un po' diversa, usare anche quello che potrebbe essere l'oggetto finale dopo aver consumato la bottiglia, un ricordo e qualcosa che possa rimanere per aver sancito una bella serata in amicizia o una bella cena. Allora, parlando di vini e parlando di astigiano, è impossibile non parlare della Barbera d'Asti, che per voi è un focus importante. Sì, per noi la Barbera, come hai citato te, è importantissima. Abbiamo 100 ettari lì a Monbaruzzo di proprietà, dove comunque abbiamo Barbera d'Asti e Nizza, che sono importantissimi. Quest'anno abbiamo festeggiato le 25 vendemmie, e infatti l'Avignone ha avuto un restyling e abbiamo evidenziato le 25 vendemmie anche un po' per sancire quello che un po', sì che siamo un'azienda giovane, perché per il mondo del vino 25 anni sono pochi, però qualche milione di bottiglie abbiamo fatto uscire dalla cantina, e quindi il piacere era evidenziarlo in questa etichetta, per noi molto importante come l'Avignone. Astigiani, ma anche con un piede nella zona del Barolo? Assolutamente sì, perché noi abbiamo una deroga storica dove possiamo vinificare, affinare Barolo e Barbaresco, e quindi abbiamo ampliato quello che è oggi la visione di Pico Maccario. Non è più solo un'azienda astigiana, ma è un'azienda piemontese, e questo è molto importante perché avevamo già tanti mercati che sicuramente non necessitavano di Barolo e Barbaresco, ma necessitavano forse del Barolo Barbaresco di Pico Maccario, e quindi abbiamo ampliato la nostra gamma e siamo molto contenti, perché comunque è una visione anche di lavoro diversa che ci ha aiutato a lavorare anche in cantina in una maniera diversa, e quindi avere un po' anche una filosofia Barolo verso la Barbera. Senta, ma parlando, chiudendo il cerchio dei grandi vini piemontesi, ma il vostro rapporto con Moscato d'Asti qual è? Ottimo, ottimo, il Moscato per noi è sempre importante, non è il focus dell'azienda, perché noi purtroppo non è che abbiamo un appezzamento, abbiamo i nostri 5 ettari, ma il nostro Moscato, che è dolce vita, ma perché sancisce anche il mio nomignolo, che mi chiamano da Vitaliano a vita, è importantissimo, quindi lo porto sul palmo della mano e sono molto contento, e infatti è stata anche una restyling dell'etichetta anche del dolce vita, quindi del nostro Moscato d'Asti. Ultimissima domanda, noi siamo nel primo giorno del 55esimo Vinitaly di Verona, molta gente, si può già dare, come dire, non un giudizio ma una proiezione su questo Vinitaly di Verona? Sì, questo è il primo vero Vinitaly dopo quello che è successo, abbiamo tanti appuntamenti, soprattutto da persone, da nazioni che non vedevamo da anni, dal 2019, quindi asiatici, americani, siamo molto fiduciosi, siamo contenti, abbiamo reinvestito, abbiamo ampliato la nostra posizione qui al Vinitaly proprio perché ci crediamo e siamo convinti che possa essere la ripartenza, di ritorno non alla normalità, ma a un nuovo Vinitaly e un nuovo mondo del vino.